buonasera, grazie di essere qui. E, come vi ha anticipato Mauro, il percorso di oggi è un'introduzione alle storie del cinema. Perché questo plurale? Perché in realtà, e già l'avete sperimentato anche nell'ambito di questo percorso, non esiste una storia del cinema, ne esistono molte diverse possibili, e questo a seconda della prospettiva che si adotta, perché la parola cinema contiene molte storie diverse, le storie dei film, le storie degli autori, dell'industria, del linguaggio e della tecnica, per indicarne alcune. Quindi il secolo di cinema che ci separa dalla nascita di quest'arte, di quest'industria, lo si può ripercorrere attraverso approcci molto differenti, talvolta complementari, e quindi scegliere la storia biografica, la storia economico-industriale, la storia estetica con letteratura, teatro, musica, la tecnologica, oppure anche la storia sociale e politica. Si possono così privilegiare aspetti e discipline differenti. Non solo, e questo ancora sposta ancora la possibilità di concentrarsi sull'uno o l'altra cosa, si può scegliere di avvicinarsi al cinema con uno sguardo d'insieme oppure ravvicinato, e quindi prestare attenzione al dispositivo cinema oppure a singole opere, con un approccio storico oppure estetico. Quindi immaginate la complessità e quindi la scelta di storie invece di una storia con una S maiuscola. Il cinema è la forma artistica che più di ogni altra ha segnato il XX secolo, facendosene portavoce e anche emblema. È un'invenzione moderna, figlia della rivoluzione industriale, che ha accompagnato e testimoniato tutto il Novecento e l'inizio del secolo che stiamo vivendo ora, cambiando continuamente pelle. Quali domande porsi per scegliere un approccio? Come vedete, le domande che ci poniamo sono: la prima, che cosa ha reso il cinema quello che è, quello che noi stessi conosciamo? E nell'affrontare la storia del cinema emergono da subito, dalle origini del cinema, due elementi di particolare importanza. Uno è l'affermarsi del racconto, della narrazione, e l'altro, all'interno del linguaggio che si dà le sue regole all'inizio degli anni 10, il codificarsi del primo piano in particolare. L'altra domanda, e questo lo vedremo meglio nella terza parte della lezione, è: perché proporre oggi nelle scuole i film del passato? Allora, un punto di partenza per questo è la tesi di un teorico e di uno storico, di Noël Birch, che ha trattato questa tesi in un suo testo che si intitola La Lucarde et l'Infini. Torneremo sulle sue categorie. Lui individua nello studio della storia del cinema una prima epoca, che è quella che grosso modo coincide in tutte le, in tutti i paesi, con variazioni di date a seconda delle produzioni nazionali, ma coincide con l'epoca del cinema muto, e quindi da questa data simbolica del 1895 sino al 1929 circa. Secondo Noël Birch, questa è proprio l'epoca in cui il cinema, trasformandosi, passa da un modo di rappresentazione che lui definisce primitivo ad un modo di rappresentazione istituzionale, dandosi delle regole. Ma una delle cose importanti, e che ci aiutano anche a rispondere alla terza domanda su cui Noël Birch insiste, è questa, e cioè che oggi anche milioni di uomini e donne ai quali si insegnano competenze di lettura e scrittura, nel caso del cinema e del linguaggio audiovisivo, acquisiscono soltanto competenze di lettura, e dunque si riceve in generale, in modo molto spontaneo, il linguaggio cinematografico, percependolo come naturale.
Una delle finalità dello studio della storia del cinema, qualunque esso sia l'approccio, a qualunque periodo della storia ci rivolgiamo, è proprio lavorare alla denaturalizzazione, scusatemi, di questa esperienza che tendiamo a percepire come naturale. E questo perché? Perché questo permette in primo luogo di acquisire, al di là della possibilità di un approccio più critico e documentato a qualsiasi film o a qualsiasi autore, questo permette di imparare che questo modo di rappresentazione istituzionale, che possiamo anche chiamare più semplicemente il linguaggio cinematografico, non è né astorico né neutro. E questo è molto importante soprattutto ora, perché molto più semplicemente con la tecnologia digitale si passa ad una fase attiva rispetto a questo linguaggio. Il senso che il linguaggio cinematografico produce, il modo in cui lo produce, quindi, ha un rapporto molto preciso con lo spazio e col tempo. E su questo di nuovo torneremo nella terza parte. Lo spazio e il tempo a cui si fa riferimento è duplice. Perché è lo spazio in tempo in cui, semplificando, il film è realizzato, ma è anche lo spazio e il tempo in cui il film è fruito. Quindi su questo torneremo. Vi sono poi altri teorici come Tom Gunning e André Godreau che sono andati oltre e hanno all'interno di queste categorie, definite da Noël Birch, hanno poi anche aggiunto un'ulteriore distinzione, che è quella tra il sistema delle attrazioni, e vedremo degli esempi di film per renderci conto insieme di che cosa effettivamente stiamo parlando, il sistema delle attrazioni mostrative che copre il periodo che va grosso modo dal 1895 al 1908, e il sistema invece dell'integrazione narrativa, che è poi il preludio del cinema narrativo classico, così come noi lo conosciamo, che riguarda invece il periodo di produzione che va dal 1908 al 1915. In breve, oggi in una prima parte ci avvicineremo alla storia del cinema muto, dalle origini alle soglie del cinema classico hollywoodiano, ovviamente andando a focalizzare la nostra attenzione solo su alcuni argomenti che per noi meglio si ricollegano ai due temi che vi dicevo e quindi al racconto e al primo piano. Nella seconda parte ripercorreremo insieme la possibilità di una ricerca, che è una delle grosse potenzialità del cinema, cioè come dire, il terreno infinito offerto dal cinema per la ricerca. In questo caso la nostra ricerca, che insieme vedremo, avrà questo tema, cioè l'importanza del volto nel cinema e la nascita del primo piano. L'ultima parte invece la dedichiamo al progetto I Promessi Sposi in un'ora di cinema, e lì quindi andremo in particolare a focalizzare l'attenzione, una delle possibilità nello studio delle storie del cinema, su un film muto di produzione italiana, torinese, perché è un film realizzato a Torino dalla società anonima Ambrosio. Iniziamo. Ah, scusate, non ho detto questo perché poi alla fine magari non lo faccio. Hanno lavorato con me alla preparazione di questa lezione in modi differenti, i colleghi, alcuni li avete avuti qui come docenti, per esempio Fabio Pezzetti Tognon che mi ha aiutato nella ricerca degli estratti, Paola Traversi, le mie colleghe dei servizi educativi. L'avvento del cinematografo, un fenomeno internazionale con radici secolari. Allora, c'è un momento simbolico in cui si è soliti ricordare essere nato il cinema, che è la proiezione a Parigi il 28 dicembre del 1895 a pagamento del Cinematographe Lumière. Questa data simbolica va però ricollocata, riportata ad un contesto sia geograficamente sia cronologicamente molto più ampio, perché la nascita del cinema è un fenomeno in primo luogo internazionale, quindi per chi di voi l'ha già fatto, lo farà, scoprirete che i pionieri si sprecano.
Ogni paese ha i suoi pionieri, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista produttivo. Quindi questa è la prima cosa, questo in Europa, ma anche in America. Soprattutto, quindi non solo questo aspetto geografico e cronologico, ma anche importante il fatto che l'invenzione, tra virgolette, del cinema in realtà abbia delle radici secolari. Perché il cinema deve la sua nascita, la sua invenzione, appunto, a secoli di sperimentazione in proiezioni, spettacoli luminosi, riproduzione del movimento. Quindi nel cinema in realtà noi ritroviamo tutto ciò che l'uomo ha già sperimentato con la camera scura, il teatro d'ombre, la lanterna magica e la fotografia. Quindi una storia antica che ha radici nel precinema e che però a fine 800 conosce un'accelerazione molto forte che rende possibile questa invenzione e che è dovuta al crearsi di condizioni tecniche, spettacolari ed anche economiche che rendono possibile l'avverarsi di questa meraviglia. Lo sfruttamento commerciale del cinematografo e la proiezione dei film in sale dedicate allo spettacolo cinematografico non arriva subito. In realtà arriva a seconda di nuovo dei paesi, ma di nuovo volendo avere dei punti di riferimento intorno al 1904-1905. All'inizio il cinema, quindi già da questa data che noi abbiamo visto simbolo, 1895, non era proiettato in sale cinematografiche, ma esisteva in simbiosi con altre forme di spettacolo, che potevano essere il cabaret, piuttosto che il musical, piuttosto che, questo era uno spazio che si prestava molto bene, lo spettacolo da fiera. E spesso questi spettacoli, cosa che ha accompagnato tutto il cinema muto, erano presentati in sala, le pellicole erano mute, non erano in bianco e nero, non tutte, vedremo un film colorato a mano tra poco. Le pellicole, la proiezione era accompagnata da immonitori in sala che raccontavano il film, interagivano con il pubblico, leggevano le didascalie se vi erano didascalie per un pubblico ancora in parte analfabeta, e poi c'era la musica, che era un elemento fondamentale dello spettacolo cinematografico. Qui vedete i nomi di alcuni dei pionieri a cui facevamo riferimento prima. Thomas Alva Edison, che in America con il suo collaboratore, un ingegnere inglese Dixon, inventa, lui in realtà registra una quantità di brevetti straordinaria, un po' l'uomo simbolo del grande sogno americano, perché nasce poverissimo e poi muore nel 31 miliardario. In questa sua vita, che è un'esplosione di idee, molte realizzato, lui inventa moltissime cose, la lampada elettrica, moltissime, tra queste anche con la collaborazione di Dixon, il kinetoscopio e il kinetografo, che è una macchina che permette di registrare le immagini in movimento e di riproiettarle, non però per un pubblico, ma per la visione ancora individuale. Ed è questo ciò che lo distingue soprattutto da Lumière e Méliès. Edison, addirittura Edison a scegliere come supporto la pellicola 35 mm con le quattro perforazioni, che sarà la pellicola con la P maiuscola, ma ciò che lui non arriva a fare è arrivare alla proiezione pubblica. Quindi i film di Edison, che erano girati in questo teatro di posa, il Black Maria, venivano visti al costo di un nickel, così come venivano ascoltate le registrazioni sonore in sale dedicate, accanto alle fiere o in altri spazi, ma singolarmente. Louis Auguste Lumière e Georges Méliès, invece, in Francia, i primi. I fratelli Lumière a Lyon, Méliès a Parigi, ma alcuni forse avranno visto il film Hugo Cabret, che
che racconta la storia del grande mago Méliès, loro in Francia invece aggiungono questo elemento fondamentale al cinematografo, che è la possibilità di essere proiettato in pubblico, e da qui il primo spettacolo a pagamento del 95. E in particolare i Lumière mettono a punto un apparecchio cinematografico, le cinematograph, che insieme può registrare le immagini, sviluppare la pellicola e riproiettarle. Un apparecchio molto leggero e molto agile. Ed è anche questo che ne permette la diffusione in tutta Europa e anche oltre i confini europei. Il cinema in moltissimi paesi d'Europa fa il suo ingresso con un cinematografo e con gli operatori Lumière. Méliès, invece, ha alle spalle loro due imprenditori nel campo della fotografia. Méliès, invece, un uomo già di teatro e di spettacolo, un grande mago, che fonda poi prestissimo una sua casa di produzione, la Star Film, e che in qualche modo riversa rielaborando un apparecchio dei Lumière, riversa nell'attività cinematografica la sua grande esperienza di spettacolo in scena e la sua grande abilità con i trucchi. Allora, qui adesso io vi mostro due estratti. A questo punto valutate voi se vedete bene con le luci o no. Vi anticipo questo: normalmente si tende a far coincidere la nascita dei film dal vero, i documentari, con le produzioni Lumière, l'uscita dalla fabbrica, l'arrivo del treno, eccetera. E si tende a far coincidere invece il cinema fantastico, le ferie, vedremo dopo i generi, con la produzione di Méliès. Ecco, anche questa, come molte altre, è una distinzione che non corrisponde alla realtà dei film che loro hanno realizzato. Vedrete adesso che il film più magico, o se vogliamo più fantastico, è di produzione dei Lumière e non di Méliès. Allora andiamo con l'estratto 1. Com'è? Perché se io spengo la luce da voi, io ho un po' di luce qui. No, poca. Se possiamo. Ah sì. Tra l'altro questa pellicola lo merita, vedete, è una pellicola colorata a mano. Negli anni successivi poi ci saranno altre tecniche di colorazione meccaniche, a pochoir, imbibizione, viraggio, ma questa è ancora una pellicola colorata a mano di fine 800, che è stata acquistata da due collezionisti privati nel sud della Francia, tutte e due le pellicole. Sono poi venuti al museo e abbiamo scoperto che erano due originali di Méliès e Lumière e loro li hanno affidati al museo e il museo ha avuto la fortuna di poterli restaurare. Avete visto nei cartelli di testa questi, come alcuni altri interventi di restauro realizzati presso il laboratorio L'immagine ritrovata di Bologna. Allora vedete che questa scena è qui, così cominciamo a vedere con i nostri occhi che cos'è l'attrazione di cui parlavamo prima. Vedete in questa scena che il filmato in realtà è, come dire, un'occasione per catturare l'attenzione del pubblico, per mostrare questa meraviglia del cinema attraverso questo ballo che anche questa ballerina si ispira allo stile di Loie Fuller e quindi questa farfalla che danza con le sue ali in realtà è un'occasione per mostrare questa meraviglia di colori e il movimento in sé.
Io vi farei anche saltare i titoli di testa, ma ho sempre paura che si blocchino, come spesso succede, e poi non ne vogliano più sapere. Già ne avremo alcuni che forse ci daranno problemi in proiezione. Questo è il Méliès. È chiaro che la presenza del trucco. Vedete qui ancora l'inquadratura, un'inquadratura unica, i fondali sono disarmanti per la loro ingenuità, ma vi assicuro che dal punto di vista fotografico e cinematografico, comunque l'abilità nei trucchi, ancora pellicola, fotochimico. Questa pellicola invece è imbibita, vedete che ha una colorazione unica, uniforme su tutto il fotogramma. E questo è un film, l'abbiamo identificato, una variante di un'altra opera, un film del 1896. L'abbiamo identificato con Carlo Montanaro. Questo per darvi una prima idea di questi materiali realizzati dai Lumière e da Méliès. Io tra l'altro comunque così io ci vedo. Volete la luce spenta? Sì. Ah no, con gli occhiali forse ci vedo fin meglio. Ecco qua, ci vedo benissimo adesso. Passiamo adesso a vedere un terzo frammento. Quelli che abbiamo visto sono del 1896. Quello che stiamo per vedere, realizzato in America da Porter nel 1903, distribuito da Edison, che poi fonda una grande casa di distribuzione. Ci permette di cogliere già nell'arco di pochissimi anni, una manciata di anni, quanto il cinema abbia già cominciato a cambiare la sua pelle. Arriveremo dopo a Griffith, vi dico questo. Ecco, di questo io spero che non si impalli, ma siccome in realtà è lunghissimo, avete visto che gli altri film duravano un minuto, pochissimi metri di pellicola. Questo in realtà, pur essendo del 1903, con una serie di come dire, di montaggi, dura 11 minuti. Ho fatto qualcosa io? Vado? Si è perso il file. Riparto? Allora, vi dicevo questo. Questo film, prima di Intolerance di Griffith, è stato uno o il più famoso e noto film realizzato in America. Adesso vedrete perché. Perché forse non lo vedremo mai. No? Eppure c'era. Non doveva succedere. Vabbè, invece è successo. Lei sa perché? Non trovo la chiavetta. Sul serio? Però trovava il PowerPoint. Estratti e presentazione. Ma probabilmente sono andato un po' questo, adesso lo riapro. Vabbè, intanto io vi parlo, grazie Anthony. Vi dicevo, è un film che contiene già elementi in voga, quindi la velocità, la macchina, il viaggio ferroviario, il selvaggio West, con però già caratteri innovativi, un inseguimento tra questi rapinatori, l'intervento finale della polizia e poi una particolarità linguistica su cui torneremo nella seconda parte. Grazie. Grazie.
scusate, soltanto perché durando 11 minuti l'inizio, da qui avete visto già, vi dicevo, in una manciata d'anni come si sia modificato già il modo di creare un'opera cinematografica. Qui iniziano una serie di avventure in cui si alterna la situazione dei banditi all'uomo che avete visto che loro hanno immobilizzato e che deve riuscire a chiedere aiuto, sino a quando alla fine finalmente lui riesce a chiedere aiuto e vediamo se io riesco qui, proviamoci, a farvi vedere il finale. Qui vedete. Quindi anche riprese in esterni dal vero. Bene, ricordiamoci questa immagine perché ci servirà. E procediamo nel nostro percorso. Allora, torniamo su quella che era stata la nostra premessa, la nostra introduzione. Abbiamo già accennato a Noël Birch e ad André Godreau e all'individuazione di questo modo di rappresentazione primitivo, e qui potete ripensare ai materiali che abbiamo visto di Méliès e di Lumière, in cui sostanzialmente l'obiettivo primo del film è mostrare, giocare con la possibilità di trucchi in scena, in macchina, in fase di sviluppo della pellicola. Per attrarre l'attenzione dello spettatore, stupirlo e in qualche modo, come dire, metterlo a contatto con questa nuova realtà che è il cinema, ma con modalità ancora molto molto distanti dal tentativo di costruire, proporre un racconto. Il modo di rappresentazione istituzionale invece, e vediamo già un accenno, nonostante sia un film del 1903, in questo assalto al treno, in questa rapina al treno, ha invece come obiettivo lavorare sugli elementi del film per poter costruire un percorso narrativo lineare. Quindi all'interno di queste categorie dicevamo un'ulteriore distinzione ci parla di attrazioni mostrative e di integrazione narrativa. Una cosa importante, il fatto che di questo ha scritto in modo estremamente interessante Giulia Carluccio, la caratteristica del primo cinema è proprio quella di lavorare sul potenziale di attrazione legato all'esibizione del corpo, delle cose, del corpo del cinema. Sostanzialmente, inizialmente, quasi non c'era bisogno di raccontare qualcosa, perché era talmente stupefacente lo spettacolo in sé del cinema da non essere necessario. Non solo lo spettatore, come vedremo bene dopo, non era pronto. Nell'integrazione narrativa, invece, questo rapporto si modifica completamente. È uno degli elementi che da un lato, come dire, manifestano questo mutamento del cinema, dall'altro lo rendono possibile, è proprio la centralità del primo piano, della possibilità di lavorare sul volto avvicinandosi moltissimo e ingrandendolo moltissimo, e poi le potenzialità offerte dal montaggio. Buonasera.
Definizione dei primi generi. Abbiamo visto tre film, in realtà con due film delle origini e un primo film che è un film di avventura. In realtà sin dall'inizio, anche quando i film erano ancora molto molto brevi, quindi pochissimi metri, un minuto, due minuti, iniziano a distinguersi all'interno dei cataloghi delle prime grandi case di produzione, la Pathé, la Gaumont e anche le case italiane, i primi generi, soprattutto i dal vero, le comiche, le féerie, quindi questi film di fantasia, di trucco e in particolare i film a trucchi. L'elemento centrale del racconto è quello che in realtà fa da motore in qualche modo al passaggio dalla brevità dei film a film sempre più lunghi. Ovviamente segue in coda la tecnica che permette questo cambiamento sino ad arrivare all'avvento del lungometraggio. Con la nascita del lungometraggio in Italia e in Europa, siamo ora intorno al 1911, nasce anche il cinema classico con i grandi generi che sono quelli in cui tendenzialmente ancora oggi noi facciamo rientrare la produzione cinematografica, quindi lo storico, il melodramma, la commedia, l'avventura. Sicuramente il cinema muto italiano, al di là delle comiche, si distingue in questi anni soprattutto per la produzione di film storici e poi vedremo di film colossal. Allora, la nascita, qui c'è qualcosa. Bene, non importa. Una parentesi ancora per introdurci poi anche al cinema americano. Ovvero ciò che avviene in America in realtà ha radici profonde nel cinema europeo e nel cinema italiano. Qui oggi non affronteremo tutte le produzioni delle cinematografie nazionali, ma è bene sapere che quasi contemporaneamente, con tempi diversi, con modalità diverse, vi sono alcune cinematografie nazionali, come per esempio, oltre la francese e l'italiana, a cui oggi invece dedicheremo un po' di spazio, molto importante per esempio è la produzione dell'industria dei paesi nordici, che molto contribuisce a dare al cinema quella spinta, sia per i temi, sia per la qualità fotografica, sia per la nascita e del lungometraggio, ma anche di un primo divismo. Alcuni di voi forse avranno sentito il nome di Asta Nielsen, che lavora col marito Urban Gade, che è stata una delle prime grandi dive del muto, è una diva del cinema nordico, a dare un contributo fondamentale a questo mutamento che porta tra l'altro anche il cinema da subito, quindi da spettacolo da fiera, da spettacolo che si basa sull'attrazione, a nuova arte e quindi alla ricerca anche di una legittimazione culturale. E da qui l'avvicinamento del cinema, in particolare avendo una sua parte di fase ideativa che prevede scrittura di soggetti, sceneggiature, in particolare alla tradizione teatrale e letteraria. E qui adesso passiamo al cinema muto italiano alle origini del cinema in Italia. Vi dicevo prima che in realtà le cinematografe Lumière si espande con una forza centrifuga potentissima, arriva anche in Italia, abbiamo anche noi in Italia come in altri paesi degli agenti dei Lumière, uno è Vittorio Calcina a Torino che sin dal 1896
propongono i brevi film dei Lumière, ancora come negli altri paesi, inseriti tra altre attrezioni e spettacoli da fiera. Già però a partire dal 1905 iniziano a diffondersi le sale cinematografiche stabili e a nascere le prime società cinematografiche. Normalmente, perlomeno inizialmente, soprattutto nelle grandi città, e quindi Roma, Torino, Milano soprattutto, ma non solo. La presa di Roma, prodotta dall'Alberini e Santoni di Roma, che poi diventerà Cines, è il primo film a soggetto italiano, è del 1905. Quindi uno dei grossi, dei primi grandi cambiamenti è la nascita di queste nuove sale, tra l'altro le più eleganti erano definite, ne avevamo in ogni città, erano definiti addirittura i palazzi del cinema, la nascita di sale dedicate solo alla proiezione di film e poi soprattutto la nascita di società dedite, oltre che all'esercizio, alla distribuzione delle pellicole. Quindi tra le prime case in Italia, vi dicevo, l'Alberini e Santoni e poi Cines a Roma, qui invece a Torino la prima casa cinematografica a nascere è la società anonima Ambrosio, che nasce nel 1906, seguita da moltissime altre case, ne avevamo decine a metà degli anni 10. Nel 1908 nasce la Itala Film, fondata da Giovanni Pastrone, di cui sicuramente voi avete già sentito il nome, che oltre ad essere stata la figura geniale che ha dimostrato di essere non solo come regista e produttore, imprenditore del cinema, poi anche per il suo interesse per la scienza, è stato anche uno dei cofondatori del Museo Nazionale del Cinema di Torino, con la fondatrice e direttrice del museo Maria Adriana Prolo. Invece un altro dei cofondatori del Museo Nazionale del Cinema di Torino è stato Arrigo Frusta, su cui torneremo nella terza parte della lezione, direttore dell'ufficio soggetti della Casa Ambrosio. E stiamo parlando adesso qui della fine degli anni 50. Quello che vedete è il logo della Casa Ambrosio. Il cinema muto italiano. Io ovviamente, come faccio sempre, io ci provo a seguire gli appunti, ma mi è praticamente impossibile. Allora. Sono già andata. No, ero praticamente giusta. Allora, il cinema muto italiano, dicevamo prima, nascita dei generi. Una delle caratteristiche del primo cinema, ovviamente, un po' seguendo quali erano le possibilità tecniche, un po', arrivederci, grazie a lei, un po' seguendo i gusti del pubblico, una delle prime caratteristiche è il prolificare di serie comiche, alcune di eccezionale qualità e di eccezionale successo con il pubblico. Le prime star, dopo vedremo il divismo, non va dimenticato che le prime star del cinema sono stati i grandi comici. Tra loro André Did, parte delle maestranze del cinema italiano arrivano dalla Francia o dalla Spagna, André Did che assume per la casa di produzione Itala la maschera del personaggio di Cretinetti. Ve ne sono moltissimi altri, qui citiamo Tontolini, che è la maschera comica della Cines, interpretata da Ferdinand Guillaume. Did, Guillaume per esempio, hanno nella loro formazione un'impronta circense molto forte. Ferdinand Guillaume per esempio era membro di una delle grandi famiglie circense europee. Questo che cosa permetteva loro? Permetteva ovviamente di avere delle potenzialità fisiche acrobatiche straordinarie che erano ampiamente sfruttate nelle serie comiche. Oltre alla comica, soggetti storico-letterari e poi il colossal, sempre in questo percorso di legittimazione della funzione artistica del cinema, su cui torneremo dopo. Adesso un estratto. Questo è un frammento di una comica di Cretinetti del 1915, dove un po' come nella Rapina al treno vedrete convivere
convivere i due registri, quello dell'attrazione, ma già anche quello della narrazione. E anche un utilizzo particolare, e lo vedremo qui, non ne abbiamo ancora visti, a parte il rapinatore, del primo piano. Quello che vedete a destra è André Dide Cretinetti, qui la sua partner, la sposa, è una deliziosa Léonie Laporte. Il film è stato realizzato nel 15 ed è uno dei film di finzione realizzato dalla Itala che racconta al pubblico dell'epoca la guerra in corso e quindi che le persone in sala, gli spettatori, stanno vivendo. Vedrete uno dei motivi classici delle comiche italiane che ispireranno poi le slapstick americane, l'inseguimento, in questo caso così motivato dal panico per strada. Fate attenzione qui, guardate questi primi piani di Cretinetti. È deliziosa questa comica. Mi spiace farvi vedere soltanto frammenti, ma per esempio Cretinetti dura quasi, pur non essendo un mediometraggio, però dura quasi 15 minuti, quindi o mostrarvi una sola cosa, oppure insomma sappiate che in realtà questi film, per esempio questi, sono film conservati e restaurati e quindi poi la possibilità di vederli o sul nostro canale Vimeo, o meglio in sala, c'è. Allora, dicevamo il Colossal. Il Colossal forse è quello che più, più offre al cinema in mutamento, come ci dicevamo, offre maggior spazio di sperimentazione. Perché ovviamente la lunghezza del Colossal, che significa film che durano, siamo passati dal minuto, più di 2 ore. Cabiria ne dura quasi 3, quelli di Griffith, lo vedremo, durano ancora di più. Offre maggior possibilità di sperimentare sia l'aspetto di elaborazione della messa in scena, sia ovviamente l'aspetto di sviluppo della complessità del racconto. E quindi, insomma, quando si parla di Colossal in cinema si parla sempre di Cabiria. Qualsiasi cinematografia si voglia affrontare, Cabiria, che come vedete è stato realizzato nel 1914 da Giovanni Pastrone, prodotto dalla Itala Film, è il primo grande colossal della storia del cinema e che per primo offre un modello, sotto svariati aspetti, dal punto di vista stilistico, narrativo, ma anche produttivo, mai realizzatosi prima nel cinema e che soprattutto sarà una sorta di lume. Di direzione indicata al cinema che verrà dopo, in particolare al cinema americano, in particolare per David Ward Griffith. Proprio per Cabiria, Pastrone sceglie di stabilire un contatto assolutamente particolare con Gabriele D'Annunzio e quindi uno degli scrittori, insomma, era già considerato il vate. Più noti, più celebri, più conosciuti negli anni 10 in Italia, in Europa e nel mondo, ed è D'Annunzio, infatti,
a collaborare con Pastrone e per l'invenzione dei nomi dei personaggi, per la scrittura delle didascalie e soprattutto si presta a dare, e questa è di nuovo un'operazione innovativa dal punto di vista anche commerciale, promozionale, a dare il suo nome al film, nonostante non sia stato lui a dirigerlo. Non è il primo contatto di D'Annunzio col cinema, lui era già stato scritturato da una casa milanese e non aveva consegnato nessun soggetto. Poi nel 12 ha ceduto una manciata di suoi soggetti alla casa Ambrosio, ma ponendo semplicemente un exequatur alle sceneggiature scritte da Frusta. Nel caso di Cabiria lui si mette in gioco. E questa di nuovo è un'operazione estremamente importante per il successo del film e per il sostegno di quest'opera così particolare. Con Cabiria anche, ricordiamoci sempre di ricollocare ogni film, ogni aspetto all'interno di un contesto più ampio, abbiamo citato prima il cinema nordico e il divismo, con Cabiria però si segna anche un momento importante in questo caso per la nascita del divismo, in particolare con due degli attori che interpretano il film. Una è Italia Almirante Manzini, che interpreta il ruolo di Sofonisba, molto sensuale, molto seducente, e l'altro invece è Bartolomeo Pagano nel ruolo di Maciste, che vedete qui a lato in una foto pubblicitaria. Nel caso di Cabiria, degli aspetti di maggiore interesse che più attraggono ancora oggi nel film è la grandiosità della messa in scena, oltre alla complessità della struttura narrativa, e all'interno di questa grandiosità, questa capacità anche attraverso l'uso del carrello, che non è stato inventato con Cabiria, ma che all'interno di Cabiria sicuramente utilizzato in modo molto molto particolare, con intenzioni molto particolari e innovative, nel tentativo di in qualche modo dilatare gli spazi sia per i movimenti della macchina sia per i movimenti degli attori in scena. Adesso vi mostro qui anche questo è molto breve, un estratto del film che è un estratto della parte centrale di Cabiria e quindi qui siamo già al tempio di Moloch, dove i sacerdoti compiono i loro sacrifici. Pochissimo. Dobbiamo stringere. Qualcuno di voi riconoscerà il Moloch che è nell'aula del tempio all'interno della Mola Antonelliana. Cabiria è tra i bambini che i sacerdoti stanno per sacrificare tra le fiamme, ma l'arrivo di Fulvio Axilla, il nobile romano, accompagnato da Maciste, che qui ha il ruolo di questo schiavo numida, fa sì che all'ultimo, vedete, questi due di spalle sono a sinistra Maciste, a destra Fulvio Axilla, che stanno entrando nel tempio, e loro arrivano giusto in tempo per salvare la bambina. Vedete qui la grandiosità della messa in scena, il modo in cui è concertato anche il movimento delle masse. Questa è la famosa scena della
la bimba tra le fiamme. Ecco, volevo arrivare a questo punto in cui, se non ci inganna il frammento, potete voi vedere un movimento di carrello a cui vi accennavo prima. Vedete? Notate anche l'estrema fluidità del movimento. Che cosa è innovativo? L'utilizzo che se ne fa, la consapevolezza con cui, vedete, questo carrello è usato per seguire i personaggi, ma per rivelare anche la profondità grandiosa della scenografia. Questo solo per darvi un'idea. E arriviamo così a Griffith, che per i Colossal, che poi realizzerà a metà degli anni 10, si ispira proprio al lavoro di Giovanni Pastrone. Ci spostiamo in America. La frase che voi vedete è una frase di un altro grande regista, Eisenstein, che nel parlare di Griffith dichiarava appunto che Griffith è Dio padre, ha tutto creato e tutto inventato. Tra le grosse novità che Griffith fa, oltre i grandi film che realizza, è il fatto che lui da subito... Allora, purtroppo abbiamo poco tempo e quindi io adesso cercherò di non leggere più, volevo leggervi degli estratti che adesso qui non vi leggo, e di riuscire però a darvi tutte le informazioni che ci saranno poi utili anche per la seconda parte. Dopo un primo periodo di produzione di Griffith, che lui passa alla Biograph, lui da subito apre una casa di produzione, la Triangle, una sua casa di produzione indipendente, e realizza dei film straordinari. Ma una delle cose interessanti di Griffith è che sin dal suo primo film, ne fa 450 per la Biograph, quindi dal suo primo film nel 1908, in un'epoca in cui non si fa distinzione alcuna o quasi tra produttore, fotografo, operatore, non sono mai citati i nomi degli attori, quindi, come dire, le singole professionalità non sono ancora individuate e definite. Una delle prime cose che lui fa è rivendicare la funzione di regista. Lui, tra l'altro, lavorava con un grandissimo direttore della fotografia, Billy Bizzard, che resterà suo collaboratore a lungo, ma lui ritiene fondamentale, anche per un salto di qualità dell'opera cinematografica, che il ruolo del regista, questo ruolo di concertare l'opera, definirne i dettagli e gli aspetti, sia chiaro da subito. Da questa distinzione anche dei ruoli all'interno dell'industria, della macchina, del dispositivo cinema, nasce effettivamente quello che poi sarà il potentissimo modo di produzione hollywoodiano. Questo porta ad una nuova concezione di stile e narrazione, e soprattutto ad un modificarsi del film che lo sposta, come già abbiamo detto, da questa sua modalità attrazionale alla modalità invece narrativa. Una delle cose che subito si colgono nel cinema di Griffith, anche i primi film ancora brevi, la sua raffinatezza, un suo grande interesse per lo sviluppo di storie e di azioni parallele, e primo tra tutti, lui tra l'altro lavora con una grandissima attrice del cinema muto che è Lillian Gish, e che alcuni di voi forse hanno avuto il piacere di vedere poi più avanti negli anni anche in film sonori come La morte corre sul fiume, un'attrice straordinaria. Subito una delle grandi intuizioni di David Ward Griffith è comprendere la potenza della funzione espressiva del primo piano, che appunto all'interno di un cinema fortemente spettacolare, che propone anche dei temi complessi, attraverso il primo piano avviene una delle trasformazioni fondamentali, che è quella di stabilire un rapporto di empatia e di immedesimazione attraverso lo spettatore e il film, l'attore sullo schermo. Ed è in questi anni che nasce appunto il cinema classico
hollywoodiano, che avete visto questa cosa, nuovi assetti produttivi. La MPPC è la grande casa formato da è il grande trust, scusatemi, formato dalle più grandi case di produzione americane, tra queste Edison, moltissime altre, consociate alla grande distribuzione George Klein e pensata ad un produttore di pellicola come la Eastman. E questa casa, la MPPC, detiene per i primi anni il monopolio della produzione e della distribuzione cinematografica. In questi anni però si affiancano a questo trust dei produttori e dei distributori indipendenti che in realtà riescono a competere con la MPPC e a stravolgere nuovamente le modalità di produzione del cinema americano. Tra questi vi sono Carl Emmel, che produrrà per esempio anche i film straordinari di von Stroheim come Femmine folli, e Adolf Zukor. Quindi a questo punto è in questo contesto che il cinema di Griffith arriva al massimo delle sue potenzialità espressive, considerando sempre che stiamo parlando di David Ward Griffith, ma soltanto questi pochi accenni riescono a rendere l'idea del fatto che Griffith è capofila di questa trasformazione, ma non è isolato nel superamento di questo modello primitivo di messa in scena e racconto. Io direi, qui non so il sonoro Anthony, vediamo come va. Ci avviciniamo a Griffith con un film degli anni 70. Qualcuno di voi forse l'ha visto, è Nickelodeon, Vecchia America, di Bogdanovic.
Mi fermo solo per ragioni di tempo, non so se abbiate avuto occasione di vedere questo film o no, tra l'altro è molto divertente, è un film che racconta delle origini del cinema in America, con un registro di leggerezza, ma anche con riflessioni molto molto interessanti. Qui avete visto il protagonista, in realtà un ex avvocato che è diventato regista quasi per caso, è andato a vedere la prima. Nel febbraio del 1915, di questo era il titolo provvisorio che viene da uno dei romanzi a cui il film si ispira, di Nascita di una nazione di Griffith. Noi non lo vediamo adesso, ma le riflessioni di questa gente di cinema che in sala ci sono attori, regista, produttore, escono di lì e capiscono che è successo qualcosa con questo film di Griffith che è destinato a cambiare completamente la produzione cinematografica. Ecco, questo è uno degli aspetti, un elemento di trainante molto forte. Nel contesto, Hollywood nasce quando sostanzialmente la produzione cinematografica americana si sposta e si concentra nella West Coast, intorno a Los Angeles, nel distretto di Hollywood. Inizialmente la produzione americana si sposta lì perché lì ci sono le condizioni climatiche, c'era bisogno di molta luce. All'epoca si stava iniziando ad attrezzare le case di produzione cinematografiche con attrezzature più moderne, ma c'era bisogno di molta luce per poter girare i film. E quindi paesi come l'Italia o zone come la California ben si prestavano dal punto di vista climatico, quindi ci sono delle intere zone come Hinesville, a cui vedete qui un accenno, che si trasformano in sette perenni. Per esempio, Hinesville è una zona che nasce intorno al ranch di un produttore che si specializza in film western. La cosa importante, qui voi avete avuto occasione anche di seguire una lezione molto interessante a proposito dei generi, della mitologia e dei nuovi miti. In tutto questo si trasforma anche la mitologia che il cinema aveva sinora rappresentato, prima appunto più legata ad aspetti in America che avevano a che fare con la conquista delle terre selvagge. Adesso invece tutto questo muta attraverso questa macchina potente e si lega invece ai ritmi e alle caratteristiche della società d'inizio Novecento. Cambia il modo di fruire il film, e in questo ha un ruolo fondamentale. Oltre alla durata del film, la complessità del film, l'importanza che il primo piano assume. Questo perché? Perché attraverso il primo piano l'attore stabilisce un contatto differente con lo spettatore che inizia a riconoscerlo, a identificarsi e a mitizzarlo. Nasce anche la figura del produttore e del distributore, questa formula di distribuzione del block booking, che in realtà era molto in voga anche per le case italiane, ovvero contratti che permettevano ad alcune case di produzione, insieme ai grandi titoli, di costringere l'esercente a noleggiare anche titoli minori di minore attrattiva per il pubblico. Succedeva anche con i nostri film. Negli anni 10 erano talmente famose le produzioni dell'Ambrosio, della Itala, della Pasquali, della Cines, da essere comprate, tra virgolette, a scatola, si fa riferimento alla scatola dei film, chiusa. E questo permetteva ovviamente, come dire, un rientro degli investimenti che erano già enormi nell'industria cinematografica, con grosse garanzie per i produttori. I Colossal di Griffith. Qui vediamo un'immagine di nascita di una nazione e alcune sue caratteristiche. Noi abbiamo visto un breve frammento, in realtà è un film lunghissimo, lo dicono anche in battuta nel film, di 12 bobine, e che quindi dura 3 ore, con quattro storie separate che si intrecciano,
e che propone questo nuovo modello spettacolare in cui lo spettatore è invitato a entrare totalmente all'interno del racconto. Vediamo qui un estratto del secondo capolavoro di Griffith, che qui mi dice niente, forse non mi vede di nuovo più, può darsi. Saltato. Abbiamo visto prima Nascita di una nazione, che tra l'altro procura a Griffith non poche noie di censura, perché è un film per alcuni aspetti, è un film che racconta delle vicissitudini di due famiglie, una nordista e una sudista, con una certa presa di posizione anche nei confronti del Ku Klux Klan, che gli attira non poche critiche. Subito dopo lui diventa uno dei registi che più lotta con la censura in America. Subito dopo lui, in risposta anche a questa, come dire, a questo attacco alla libertà espressiva, gira Intolerance, dove invece, attraverso queste quattro storie che poi finiscono con l'intrecciarsi, propone un discorso sulla intolleranza, che ha una chiusura che di nuovo fa del film un film che non avrà un enorme successo né di critica né di pubblico. Devo andare in presentazione. Pure Qua? Non lo vedo mica. Oh, grazie Paolo. È un film che invece sarà attaccato perché esce nel 1916. Il finale del film è in realtà un finale che invita al pacifismo, e ovviamente non è un momento felice per questo tipo di messaggio, perché in Europa abbiamo la prima grande guerra e gli Stati Uniti stanno per muoversi con il loro interventismo. Lei ce l'ha fatta però prima. Se no lo prendiamo Sì. direttamente dall'estratto. Lo prendiamo dall'estratto? Allora mi scusi, glielo cerco, scusate. Eccolo qua, vediamo se è così. Ah no, no, ho già fatto una cosa e non dovevo. Che saltiamo il nero magari.
Mi fermo soltanto per non rischiare di non avere tempo di mostrarvi anche gli altri materiali. Non so se la visione del frammento di Kabiri e poi a breve distanza una visione del frammento di questi film di Griffith non abbiano già permesso anche a voi di riconoscere, anche in pochi secondi, in pochi minuti, il legame forte che esiste tra queste opere. Non so se poi dovremo tornare qui. A seguire in questa direzione che vedevamo prima del ruolo importante di Griffith, anche per, come dire, l'indipendenza che lui ricerca, anche artistica, creativa, nella realizzazione dei suoi film, verso la fine degli anni 10, nel 19, con figure, gli basta un nome, anche Douglas Fairbanks e Mary Pickford, ma Charlie Chaplin, insieme fondano questa casa di produzione con proprio questa precisa intenzione, è una sorta di sogno di Griffith che si realizza, ovvero di avere le figure che controllano la fase ideativa artistica del film a controllare anche quella produttiva con un obiettivo, con ormai il lungometraggio che si è affermato in piena produttività del cinema muto, con il cinema europeo ormai indebolito dal primo conflitto e quindi il cinema americano pronto a dominare sui mercati in Europa, poter in qualche modo innalzare e promuovere la qualità artistica dei film e riconoscere anche ai registi e ai divi il ruolo di autori di questi film. Va detto che questo esperimento, seppur straordinario, di Griffith, Chaplin, Fairbanks e Pickford, resta comunque un esperimento unico, vincerà comunque la grande produzione delle grandi major in America. Un ultimo accenno è al serial, molto molto velocemente, tra i generi che nascono e che si affermano negli anni 10, un genere che ha grande successo e che nasce in America con questo film What Happened to Mary nel 12, è il serial. Una cosa interessante è come questo genere, che ha una fortuna relativamente breve nell'arco di un quindicennio nel periodo del muto, sia in realtà un genere vissuto, praticato da alcuni di noi oggi, per alcune cose dalle mamme e dalle nonne, ma soprattutto dai giovani attraverso le serie che li cattura. Questo tipo di racconto nasce in quegli anni e segue in qualche modo questa evoluzione dall'attrazione all'integrazione narrativa. I primi serial come questo del 12 hanno in realtà degli episodi conchiusi, ma uno dei meccanismi che subito si affermano è questo del cliffhanger, ovvero il meccanismo che ben conoscono oggi i giovani. Che seguono le serie, ovvero questo espediente narrativo che fa sì che ogni episodio termini con in realtà un'azione che culmina e che si apre, creando l'apertura a catena sull'episodio successivo. Un'altra cosa interessante della serie è che permette ad alcune dive come Pearl White di interpretare dei ruoli femminili non contemplati dal cinema di grande distribuzione dell'epoca, decisamente più moderni. In Europa i protagonisti dei serial sono soprattutto appunto i fuorilegge, sono questi racconti misteriosi ambientati nei sottofondi, sicuramente il regista di riferimento per i serial è Louis Foyard, che realizza I Vampiri e successivamente molte altre opere che si muovono poi in direzione del cineroman, del cineromanzo. In Italia abbiamo delle riduzioni dai
testi di Caroline Invernizzi e poi, soprattutto questo ciclo interpretato da Emilio Ghione e da Kelly Sambucini, che è il ciclo di Salamor, che ha successo per un ventennio. Vedete Ghione ritratto in queste due sue anime, il gentiluomo elegante, appunto invece La Pace, l'uomo dei sobborghi, e abbiamo poi anche una serie, che è la serie di Maciste, il personaggio che voi avete visto nascere in Cabiria, una delle scoperte sensazionali della vita alla fine, ma l'uscita di Cabiria nel 14, un successo straordinario, ma alla fine di chi si innamorò il pubblico? Non si innamorò di Fulvio Axilla, in effetti chi di voi ha visto il film o chi di voi lo vedrà capirà anche perché non si innamorò di Fulvio, ma si innamorò di Maciste, di questo uomo forte, buono, straordinario, che lì però è uno schiavo numida. L'intelligenza e anche l'intraprendenza di Giovanni Pastrone della Itala Film, capendo le potenzialità di questo successo del Maciste di Cabiria, lavora su questo personaggio in modo da farne nascere subito una serie. Cabiria del 14, il primo Maciste, il museo ha restaurato la serie Maciste in collaborazione con la Cineteca di Bologna, tutti i film italiani, e il DVD di questo, del film epigono della serie, è stato anche editato. Già nel 1915 inizia la serie Maciste, tanti lungometraggi realizzati tra il 15 e il 27, sino a Maciste all'inferno, film tanto amato da Fellini, e da subito il personaggio Maciste, che cos'è nella finzione cinematografica? Un divo del cinema. Cioè lui in tutte queste avventure, Maciste, Maciste innamorato, Maciste all'inferno, Maciste contro lo sceicco, Maciste nella gabbia dei leoni, lui è il divo Maciste della Itala Film, che esce dal set e dallo schermo per correre in aiuto di fanciulle e persone in difficoltà o per risolvere problemi molto più grandi come in Maciste Imperatore. Vi faccio vedere qui, per darvi un'idea dell'atmosfera, non è di splendida qualità, un brevissimo frammento di Salamor, appunto la serie interpretata da Ghione. Questo film che voi vedete si intitola L'incubo di Salavi ed è l'unico film che loro insieme girano in Germania. E questo ce la fa, quindi non fa lo stesso con tutti gli estratti. Cosa ho fatto? Sono impazzita, eccolo qua, lo recuperiamo, scusatemi. Vedete che invece questo film, pur essendo girato in Germania, è stato evidentemente rieditato con le didascalie italiane. Questa che vedete è Kelly Sambucini, compagna e partner di Emilio Ghione. Vedete qui l'atmosfera dei bassi fondi. Ed ecco Ghione. Ecco, pensate, dicevamo prima di come in realtà un film non sia assolutamente slegato dallo spazio e il tempo in cui è creato. Pensate una dimensione come quella della serialità, che sembra modernissima, in realtà quali radici abbia anche nel cinema. Va bene, io direi che ci fermiamo qui. E prima di ripartire con Il volto nel cinema, vi ascolto se avete domande o approfondimenti. Nulla?
Allora proviamo a ripartire subito e vediamo se riusciamo a... E 43. Vado. Vado. Allora, questa è la seconda parte del nostro percorso. Nella prima parte abbiamo in qualche modo messo a fuoco l'importanza dello strutturarsi della dimensione narrativa, non solo questo, nel primo cinema, nel cinema degli anni 10. In questa seconda parte, invece, andremo a vedere come il primo piano, come attraverso il primo piano, il volto trova nel cinema un potere espressivo inedito, un luogo di sperimentazione e di rappresentazione privilegiato. Ma che cosa ci interessa qui? Ci interessa soprattutto questo aspetto, il fatto che l'inquadratura del volto ha in realtà una storia ricchissima che rivela un confronto tra la macchina da presa e la fisionomia molto più sorprendente e variato di quanto non si possa immaginare. E qui iniziamo questo percorso e per iniziarlo partiamo, in realtà questo percorso si ispira a una ricerca condotta in Francia da Valentin Robert. Ed è Valentin Robert, questa ricercatrice, ad aver trascritto questa intervista da cui partiamo di Jean Renoir del 71 e che dice questo. Lo possiamo leggere insieme. C'è una cosa che differenzia il cinematografo da tutte le altre forme di spettacolo praticate sinora, è il primo piano. Il primo piano è una cosa straordinaria, una cosa assolutamente misteriosa, una cosa che non si spiega. Ad ogni modo è una cosa che non si era vista prima e qui, per brevità, non lo riporto, il paragone che fa Jean Renoir, curioso, essendo lui figlio di un pittore, lui l'unico termine di paragone che trova l'effetto del primo piano cinematografico sul grande schermo è l'opera, cioè ciò che accade quando si ascoltano le grandi opere, le grandi arie delle opere. Il primo piano è il miglior ponte, io credo, che sia mai esistito in tutta la storia dello spettacolo. È bruscamente un legame misterioso e molto forte tra il personaggio, questo personaggio che è sullo schermo, e le persone nella sala. Queste persone nella sala bruscamente dimenticano loro stesse, penetrano in questo attore, in questa attrice che è sullo schermo, si identificano in lui o in lei. Io credo sia il grande mistero del cinema. Credo sia questo ciò che ha fatto il cinematografo. Credo sia per questo che migliaia di persone amano il cinema per dimenticare loro stesse nell'emozione dovuta alla contemplazione di un primo piano. Ecco, questo è il pensiero espresso da Jean Renoir al termine di una carriera straordinaria. Ovviamente Jean Renoir non ha, come dire, non è esclusiva, seppur molto affascinante, la riflessione che in questa intervista Jean Renoir propone, perché molti altri hanno riflettuto nella stessa direzione sull'importanza del primo piano e del particolare del volto. Qui abbiamo per esempio una riflessione di Bergman, di cui voi sicuramente avete avuto occasione di più di un approfondimento in questo percorso, che ha diretto appunto il volto e persona di cui abbiamo qui un'immagine di cui andiamo adesso a vedere, vado in presentazione, a vedere un estratto. Dipende da me? No. Mentre lui Allora, fa... come si chiama? Ah, dobbiamo proprio... Cioè, non vuole i link? Neanche con la presentazione? Vabbè, non importa. Allora, si chiama persona. Est 8, estratto 8 persona.
Quindi lo farà per tutto il PowerPoint, secondo lei? No. Ci siamo persi la parte iniziale in cui lei era con B.B. Anderson e iniziava questo confronto tra i volti. Versione originale. Blev en svår och långvarig förlossning. Hon plågades i flera dygn. Till slut togs barnet fram i tång. Du såg med äckel och skräck på ditt pipande och vanställda barn och viska. Kan du inte dö snart? Kan du inte dö? Men han överlevde. Pojken skrek dag och natt. Och du hatar. Du var rädd. Du hade dåligt samvete. Till slut togs pojken om hand och släppte ner barnsköterska. Du kunde se. No, ci fermiamo qui su questa. Adesso io faccio un disastro. Vado? Vado. Quindi ci riproviamo dal power, vediamo. Avete visto, abbiamo chiuso su questa immagine bellissima. Su questo primo piano bellissimo di cui questo film, non solo questo film, è ricco. Bergman è considerato uno degli inventori, dei teorici dell'iper primo piano e sicuramente fa un uso straordinario di questo procedimento. Di fatto il primo piano assume un ruolo centrale, anche strutturante all'interno della grammatica filmica, della grammatica formale del linguaggio, e questo lo fa a partire dagli anni 10 del Novecento e tale ruolo dura. Pensate solo questo, pensate anche quando ci si avvicina a qualsiasi livello, al linguaggio cinematografico e quindi, non lo so, si utilizza la scala dei piani, pensate che la scala dei piani è definita proprio in rapporto sì con la figura umana, ma soprattutto con il volto, che è il centro, è il cuore della dimensione cinematografica. Quindi il volto può essere considerato il punto zero dell'inquadratura, cioè l'unità primaria del linguaggio. E qui abbiamo una riflessione del filosofo Gilles Deleuze nel suo Image Mouvement, e di nuovo del ruolo del volto. Addirittura lui arriva a dire che non ci sono primi piani del volto, perché il volto è in se stesso il primo piano, e il primo piano è il volto. E quindi di nuovo il riconoscimento di un potere straordinario a questo particolare e potentissimo strumento del cinema, che è il potere di strappare l'immagine e le coordinate spazio-temporali, queste sono sempre parole di Deleuze, per far sorgere lo stato affettivo puro in quanto espresso sul grande schermo. Quindi questo forte potere di voltificazione del primo piano, che addirittura si trasmette dall'umano a ciò che umano non è. Ecco qui una breve parentesi con questa immagine più vivace per così accennare anche al fatto che questo potenziale sviluppato del primo piano e del particolare in realtà trasforma completamente anche la professione dell'attore, che deve improntare la sua presenza in scena attraverso un lavoro completamente diverso, che si concentra estremamente sulla fisionomia e sulla mimica del volto. E quindi l'espressione facciale assume un'importanza determinante,
ed è attraverso questa importanza del volto che si compie completamente il processo di identificazione tra lo spettatore, le emozioni dello spettatore e l'emozione espressa e rappresentata dall'attore. Allora, tutto questo è in qualche modo teorizzato, amplificato e anche in qualche modo smontato da un altro grande autore che è Jean-Luc Godard. Adesso qui andiamo a vedere un estratto che ci permette in qualche modo di tornare anche su un altro film fondamentale in tema di primo piano, che è un film di Dreyer. Io ci provo, questo forse partirà. Bene. Ah, l'ho fatto di nuovo, eh? Cioè, ma almeno non fossi è che io non ci vedo con gli occhiali neanche senza. Ok, eccolo qua. L'ho rifatto. Sono pronta? Vado. Ok. Vivre sa vie di Jean-Luc Godard. René Falconetti. Avete visto anche soltanto da questi pochi secondi del film l'intensità, questo rimando di doppia intensità con questa mise en abîme, questo gioco di specchi tra le due attrici e con queste inquadrature chiusissime sulle due donne, là anche sull'uomo che interroga Giovanna d'Arco e che le dice che sarà uccisa sul rogo È un film straordinario, molto, molto emozionante che ben dà l'idea della potenza di queste inquadrature giocate soltanto sulle riprese dei volti. Quindi continuiamo.
con questa, come dire, dimensione così potente del primo piano, ci si spiega perché vi sono alcuni volti, e l'elenco potrebbe essere infinito, che sono indelebili, alcuni li condividiamo tutti, fanno parte della memoria di ognuno di noi, altri no. Abbiamo appena visto Anna Karina e René Falconetti, ma possiamo pensare a Chaplin, a De Niro, a Greta Garbo, a tutti gli attori che volete e che vogliamo del cinema passato, del cinema contemporaneo, e che rientrano in pieno in questa potenza del volto. Ciò che a noi interessa adesso invece è piuttosto non tanto concentrarci sui film. Sì. Sospendiamo qui semmai il discorso, direi facciamo la pausa e quando rientriamo facciamo un piccolo percorso sulla nascita del primo piano, che in realtà nasce prima del cinema.